Buongiorno, eccoci qui dalla cucina, oggi in qualità di chef, Master Bottaz, ecco qui per voi una ricettina semplice semplice, quella che mi faceva spesso mia moglie quando rientrava tardi dal lavoro. Burro e formaggio, semplicissima, facilissima. E strano che tra l'altro anche in questa quarantena io non l'ho vista. Intanto accendo il burro, che inizio a farlo squagliare, il burro che inizia a emanare esalazioni. Allora, burro, eccolo qui, dove siamo? Tac, burro sciolto. Vi evito ovviamente le paranoie, ho già messo la pasta nell'acqua già salata prima che vada in ebollizione. Insomma, queste ovvietà, ovvietà. Dicevo di mia moglie che mi ha lasciato solo in quarantena in quanto dice che per la sua ditta lo smart working non si può fare da casa in quanto deve scaricare molti dati e non rientra neanche per il weekend perché è un'area industriale là, per paura insomma che la possano fermare, lei poi deve giustificare. Abita dall'altra parte della città, dunque è un mese che è lì e la casa del capo è adiacente alla ditta e si arrangeranno loro. La cosiddetta pasta del cornuto. Vabbè, comunque, a parte questo, vai, vai, vai che ci siamo. Il burro si sta squagliando, la pasta secondo me è fatta, io intanto la spengo la pasta, ecco, burro e formaggio. Sembra facile, però insomma, anche per squagliare il burro ci sono varie tecniche. Io di quelle che ho sentito in giro, sostanzialmente me ne fotto, uso la mia e dunque faccio sciogliere il burro nella padellina, poi c'ho un'altra bella patacca di burro qua dentro il piatto, bella pronta, burro come se piovesse, che a noi il colesterolo ci fa una sega. Bene, senti come frigge, senti come frigge, senti come frigge. Vai, spegniamo tutto, scoliamo l'acqua, che per noi ometti almeno questo gesto ci viene piuttosto naturale, scrollare, scolare, ma siamo lì insomma. Vai, una bella scollatina, sì sì, che perdiamo tutta l'acquetta, buttiamo subito campagè, in piemontese metti dentro, butta giù, e anche campandrinta, giusto, sì, ecco, vai, una bella girata, vai, manteca, 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 perfetto. E adesso il tocco finale sul fuoco, il parmigiano, sì, 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 che cade copioso, copioso, qui come se non ci fosse un domani, andate giù secchi col parmigiano, che alla fine sono solo ingredienti, sono burro e parmigiano, dunque voi non lesinate, non siate parchi, andate, andate, non fate gli avari, che tanto poi dopo la quarantena riperderemo tutto, ok, perfetto, hai spento tutti i fuochi, diamo un primo assaggio a questa prelibatezza. Buonissimo, ragazzi, bellissimo, mi ha consigliato tutto, ciao, come è preciso?